rammarica l'Abruzzo alla riscoperta delle proprie origini. Furono tantissimi gli abruzzesi che a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento emigrarono oltreoceano per costruirsi una vita più dignitosa. Beh sì, sono stato al Venezuela molto tempo e adesso sono 10 anni che ho ritornato al paese, ho nato qua. Tra coloro che attraversarono l'oceano vi erano anche i bisnonni di Michael Richard Pompeo, detto Mike, segretario di Stato USA, ex capo della CIA e braccio destro del presidente Donald Trump. Pompeo è volato fino in Italia per una missione diplomatica. Gli obiettivi erano dire all'Italia di collaborare sul caso Ucraina che sta facendo tremare la Casa Bianca, recapitare 7 miliardi e mezzo di dazi sull'export europeo, consegnare il messaggio inequivocabile che è l'Iran lo stato aggressore del Golfo e uniformare l'Italia alla linea atlantista sulla questione venezuelana. È venuto insomma a dettare la linea italiana ed europea, ma tra un incontro istituzionale e l'altro, il numero 2 degli Stati Uniti ha visitato Pacentro, un paese in provincia dell'Aquila di poco più di 1000 anime, sulle orme dei bisnonni. Al suo arrivo è stato accolto dalle autorità locali, con la fascia tricolore il sindaco, che ha conferito a Pompeo la cittadinanza onoraria e lo ha omaggiato con una mappa dell'albero genealogico che traccia la sua storia da Pacentro all'America. Abbiamo una personalità di altissimo livello mondiale, in più una personalità che trova le sue origini qui a Pacentro, quindi l'evento è unico. Sicuramente il fatto che lui abbia sentito il richiamo della sua terra di origine è una cosa che mi riempie di orgoglio a me personalmente, ma a tutti i cittadini di Pacentro, perché c'è stata un'unanimità nella volontà di accoglierlo nel migliore dei modi. Siamo tutti molto felici e la sua presenza qui sicuramente dà molto lustro alla nostra cittadina e un momento di visibilità anche questo unico, decisamente. Un ingente spiegamento di forze dell'ordine a proteggere uno degli aghi della bilancia della politica mondiale. Carabinieri, cinofili artificieri, reparti mobili da Senigallia, l'elicottero della polizia costantemente in volo. Il tutto coordinato dagli uomini americani di Pompeo, non senza difficoltà di comunicazione tra italiani e anglofoni. In prima fila anche il governatore abruzzese Marco Marsiglio, che ha parlato, se mai i media statunitensi si interessassero della visita, di un'occasione per far conoscere l'Abruzzo anche oltreoceano. Siamo fieri ed orgogliosi di poterlo accogliere e di scoprire appunto che condivide questo sentimento di appartenenza e di riscoperta delle radici che io credo appartenga a centinaia di migliaia di abruzzesi nel mondo e a milioni di loro discendenti. E sarà l'occasione anche per dire quali sono i nostri progetti per rendere sempre più stretto il legame con oltreoceano. Stiamo lavorando per portare all'aeroporto di Pescara dei voli intercontinentali diretti che possano consentire a tutti questi abruzzesi ed italiani nel mondo di poter tornare a scoprire l'Abruzzo e riscoprire le loro radici. Speriamo che di questa visita anche oltreoceano sarà data ampia copertura mediatica, perché sarebbe un'occasione imperdibile per Pacentro e per l'Abruzzo di farsi vedere e farsi scoprire nelle sue bellezze da tutto il mondo. Molti giornalisti locali e nazionali, ma anche tantissimi curiosi. Gli abitanti del paese si sono riversati nelle vie agghindate a festa con drappi tricolore a stelle e strisce, con l'intenzione di scorgere l'americano pacentrano più famoso dopo Madonna. Ciao Mr. Michael, I am Carlo Tollis. my cousin, my uncle, my old root immigration in New York, in Boston, in New Jersey, in USA. Tutto questo è molto importante per noi, perché diciamo un paese di 1200 persone, 1200 anime, vedere che oggi viene un personaggio così famoso ci fa piacere tantissimo. A me ci fa piacere questo Pompeo perché è originario di Pacentro e quindi L'Italia and the world, Mr. Michael, the number one in the world, with all respect for the American, the other country in the world. Tra l'altro non solo lui, anche Madonna originaria di qui. Sì, Madonna ha detto non è venuta mai. Mai venuta? No. Creativity, fantasy, ingegneri, ever. La vuole invitare allora Madonna? Tanto per me, o viene o non viene, non mi interessa niente. Madonna la strada la conosce, quindi se ha intenzione di venire può venire benissimo, perché nessuno la manda via. Viva l'America, viva Pacentro, viva l'Abruzzo e viva l'Italia. Tra loro c'è anche chi si è detto parente di Pompeo, venuto apposta per incontrare l'ultimo discendente della famiglia emigrata da Pacentro. It's not in the way that you came back to me.
credo di essere un cugino di Mike Pompeo, perché i rispettivi bisnonni abitavano in due abitazioni limitrofe. Mio nonno e mio padre sono di Pacentro, io sono nato a Pacentro, peraltro in questa abitazione che è limitrofa a quella di Mike, costruendo un'ipotesi che mi è stata confermata anche dal vice sindaco, che i due bisnonni fossero tra di loro parenti diretti, dovrei esserlo necessariamente anch'io. Quindi oggi il suo cugino torna a casa, lei conta di incontrarlo? Io proverò a farlo, ma la vigilanza ha già escluso che sia possibile avvicinarsi a persone che non sono accreditate. Io sono Eufrasia Pompeo. Di Pacentro. Di Pacentro. E quindi forse avete qualche parente in comune col segretario di Stato? Esatto, esatto. È venuta apposta da Pescara, perché lei è abitato nell'Ohio. E sono 3 anni che sta qui a Pescara e è venuta apposta per incontrare, se ci riesce, Pompeo. Lui ha 96 anni, è del 23. Dopo essere stato scortato al monumento dei caduti della Seconda Guerra Mondiale e aver bevuto un bicchiere di vino nella casa dei suoi avi, Mike Pompeo è andato a pranzo in un ristorante del paese. Nel menù sagnette ricce, pappardelle ai funghi porcini, l'immancabile arrosticini e ovviamente montepulciano d'Abruzzo nei calici, per poi concludere con ratafì a cantucci. Insomma, tutte quelle eccellenze della nostra terra di cui in America potrà trovare solo pallide imitazioni. Il conto è stato pagato da Pompeo in persona, che ha strisciato la sua carta di credito, e mentre il suo stomaco tentava di digerire lo splendido vino nostrano, il segretario di Stato è tornato a Roma per un'udienza privata col Papa, e chissà se l'aereo presidenziale dello zio Sam farà di nuovo rotta verso l'Abruzzo.